Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di quali possono essere i problemi anche ai denti legati al diabete, ma prima, come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale, ma anche del fatto che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina ormai al terzo anno, mi sto iscrivendo adesso praticamente, al terzo anno di medicina e convivo con il diabete da più di 15 anni. Ora, veniamo al punto. Ti ricordo di iscriverti sul canale per restare aggiornato su tutti quei temi riguardo appunto il canale, ma video che riguardano la gestione delle glicemie, il diabete, problemi con i sensori, con le freestyle libere, tutto questo sul canale. E inoltre ti ricordo di iscriverti al canale perché la maggior parte di voi non lo è iscritta, ma se guardi i video, cioè che senso ha, se ti piacciono i video ti iscriverai al canale, no? Anche perché per te è gratis e a me invece è un segnale del fatto che questi tipi di video vi piacciono. Inoltre potete guardare anche i vecchi video sul canale che non è che vanno male, anzi hanno comunque un contenuto importante e molto utile dal punto di vista poi dell'utilità pratica per te che ne usufruisci. Quindi, veniamo al punto del video. Ci sono problemi anche qui? La risposta è sì. Potrebbe essere una novità anche perché questa è una delle cose che non viene mai detta, o meglio, non è uno tra quei... Non è una di quelle cose a cui si pensa, comunque di cui si viene informati generalmente, sono i problemi gengivali e parodontali, che si vanno quindi ad aggiungere alla lunga lista di complicanze di cui avevo già fatto due video, in realtà è un video diviso in due parti per evitare di renderlo troppo noioso, che ti lascio in alto a destra nelle schede, mi raccomando recuperalo che è importante. Inoltre è emerso da alcuni recenti studi, che però non serviva Einstein, bastava chiedere semplicemente a un diabetico, che qualora vi siano malattie gengivali, ma io dico, ma questa è una mia breve digressione personale, malattie in generale, chiuso parentesi della mia digressione personale, non solo vi è un peggioramento quindi di quella che è la condizione normale di una persona che sarebbe sana, in assenza quindi di una condizione clinica, quale può essere malattie gengivali o parodontite piuttosto che altro, ma la malattia stessa poi è influire su quello che le glicemie. Ora, qualsiasi persona che sta seguendo questo video avrà avuto influenza o febbre, si sarà reso conto che durante questi periodi le glicemie fanno, cioè fanno dei picchi strani, un po' più difficili da gestire, che a sua volta contribuisce a peggiorare tutte le altre poi funzioni dell'organismo in cui è coinvolto il glucosio, ovvero tutte. I diabetici sono più predisposti nel caso di malattie gengivali per il semplice fatto che siamo più sensibili per quanto riguarda infezioni batteriche, ma non solo batteriche, anche virali, motivo per cui ad esempio per il recente Covid, noi diabetici rientriamo in quelle che sono le categorie a rischio. Proprio perché le difese immunitarie sono più basse, siamo più facilmente attaccabili da parte di questi microrganismi. I virus non sono microrganismi, ma questo è un discorso a parte, sono più elementi che hanno in grado di replicarsi, ma è una definizione della biologia che a voi non interessa. Andiamo avanti. Le infezioni orali causate dal diabete comprendono il mughetto, che è un'infezione micotica, quindi derivante da funghi che crescono all'interno della bocca e generalmente si sviluppa qua sulle labbra o all'interno appunto delle gengive. Le secchezze delle fauci può portare quindi irritazioni, ulcere, quindi ferite e infine carie. Quindi, come si possono prevenire alcune di queste patologie? Beh, in maniera molto semplice, in realtà non è sempre molto semplice, ma la teoria è molto semplice, ovvero tenendo sotto controllo le glicemie, in quanto tutti i problemi legati al diabete derivano da uno scompenso glicemico. Quindi, cosa bisogna fare per evitare di avere scompensi fisiologici dovuti al diabete? Basta mantenere le glicemie giuste, non è troppo complesso e non è nemmeno così difficile da fare. Si tratta semplicemente di rientrare in uno stile di vita più sano e abituarsi ad esso. Poi ci sono alcune cose che valgono in linea di massima, ma anche per chi non ha diabete, come ad esempio lavarsi i denti spesso o passare il filo interdentale, ma anche utilizzare, non so, dentifrici più adatti per gengive sensibili, piuttosto che, ad esempio, per i fumatori smettere di fumare, ma questa non è una novità, cioè chiunque fumi si sarà sicuramente sentito ricordare almeno una volta di tutti i problemi dentali e polmonari che ne derivano appunto dal fumo. Ma altra patologia che può venire da che è emerso tramite altri studi è la parodontite. Di nuovo, è un'infezione batterica
come vi ho spiegato prima, come per il mughetto, dato che abbiamo difese immunitarie più basse e siamo più facilmente attaccabili, l'erezione è meno forte, per cui è più facile sviluppare infezioni batteriche. Motivo per cui, come se è più facile sviluppare anche malattie, prima ho fatto esempio il Covid in quanto paziente a rischio, ma anche l'influenza, infatti viene caldamente consigliata di solito, perlomeno a me veniva consigliata in pediatria, di fare il vaccino antinfluenzale. Abbiamo capito quindi che tra le patologie che possono colpire i diabetici riguardo ai denti e per cui è più facile sviluppare questi tipi di patologie, abbiamo anche la parodontite. La parodontite però, come dicevo prima, ha un effetto su quello che poi è l'andamento della glicemia, perché nelle tasche parodontali, su cui poi abbiamo la presenza di batteri veri e propri, questi batteri hanno un'azione tale per cui aumenta l'insulino resistenza. Se non sai cos'è l'insulino resistenza, di nuovo, ho già fatto un video per recuperarlo, ma ti basti sapere molto rapidamente che l'insulina che tu fai esternamente, iniettandolo tramite penna o tramite microinfusore, ha un effetto minore, per cui la glicemia si alza maggiormente. Diciamo che è un po' come se fossimo assuefatti da qualcosa, per cui serve una dose maggiore. Mi sono scritte due cosine per rendere il tutto più preciso. Eccolo qua. Si stima che un paziente diabetico abbia una probabilità di ammalarsi di parodontiti 2-3 volte maggiore rispetto alla popolazione sana. Questo è dovuto a un'alterata capacità dell'organismo di reagire alle infezioni batteriche da parte degli organismi nel cavo orale, dovuta a diversi fattori, tra cui alterazione del microcircolo, alterata sintesi del collagene e quindi della guarigione, alterato metabolismo osseo, alterazione del biofilm batterico. L'iperglicemia infatti tende a favorire la proliferazione di batteri patogeni per la bocca e alterazione dell'attività immunitaria. Per chi non lo sapesse, il biofilm è come dirlo, come se fosse una struttura un po' gelatinosa da cui si avvolge il batterio per evitare di essere attaccato. È una definizione che fa schifo, se mi sentissero i miei professori di microbiologia mi prendono un calcio nel sedere e mi bocciano l'esame, però è accettabile per chi non ha bisogno di studiare questo come medico. Come poter risolvere alcuni di questi disagi del cavo orale per i diabetici? Le cure non sono diverse, comunque non, in modo particolare non risultano diverse da un paziente normale, per cui valgono quelle che sono le regole normali per tutte le persone sane, ovvero lavarsi i denti spesso, passare il filo interdentale, ispezionare in modo regolare lo stato delle gengive guardandosi banalmente allo specchio e fare dei controlli generali, dei check generali dal dentista. E come ho detto prima, non fumare, perché il fumo è un fortissimo fattore di rischio per una serie di malattie, non solo per il diabete. Ah, tra l'altro, fatemi sapere se volete vedere un video con le varie correlazioni tra il fumo e i fumatori, quindi il tabagismo e i diabetici, perché ce ne sono diverse e non sono sicuramente promettenti. Sì, dicevo. Bastano quindi una serie di cure che sono quelle banali e quelle che normalmente uno dovrebbe già seguire per avere quindi un'efficiente igiene dentale. Siamo arrivati alla fine del video, ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che riguardano quindi la gestione delle glicemie, terapia, video sullo sport del diabete, cosa mangiare, la dieta, bla bla bla. Ti ricordo quindi di andarti a rivedere i vecchi video, di iscriverti al canale per essere aggiornato, mettere un mi piace e un commento e scrivermi per avere ulteriori dubbi, informazioni, domande e se ovviamente vuoi magari un video in particolare o hai un interesse particolare per un video successivo. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!